Ciao a tutti, oggi vi racconto di un plagio cinematografico incredibile, perché nel cinema quando c'è un successo molti si ispirano a lui, si creano dei prodotti simili a questi appunto di successo, però questo caso qui ragazzi è un plagio palese, roba quasi da querela. Io parlo di Simone e Matteo, io non so se li ho conosciuti da poco e ci sono rimasto un po' male, non me li ricordavo sinceramente, poi ditemi qua sotto se li conoscete. Allora, siamo a metà degli anni 70, una casa di produzione invita nei propri studi Paul Smith e Antonio Cantafora o Cantafora per creare una coppia diciamo tarocca, una cinesata di Bud Spencer e Terence Hill. I due sono molto simili, è ovvio che ci si accorge che non sono loro due, però sono molto simili perché uno ha la barba, è bello paciarotto e con gli occhi stretti, e l'altro è magro, castano chiaro, atletico. E allora prendono questi due e decidono di creare dei film, nemmeno da dire sulla falsariga, la stessa cosa di quelli di successo di Bud e Terence. E vi dico che iniziano con Carambola, che è un film tipo un western, per dire tra virgolette, alla Trinità, ok? E li fanno in maniera palese, con i personaggi che interpretati, che sono un po' sullo stile di quei film, il barbuto che sarebbe il Bud Spencer cinesato, sempre un po' un orso, no? Ma buono, dal cuore tenero, e quello magretto, più scaltro, più, come dire, simpatico, più sveglio, uguali. Poi ci sono le scazzottate, le musiche molto simpatiche, occhio che in queste musiche, colonne sonore molto simpatiche, anche qui si va al plagio, ovvero vengono presi e assoldati per alcune delle loro pellicole gli Oliver Onions, gli stessi di Bud Spencer e Terence Hill, che hanno fatto colonne sonore storiche con loro, e in più vengono distribuiti, per dire, in Italia con gli stessi doppiatori di Bud e Terence. Si racconta che Bud si arrabbiò moltissimo con Glauco Onorato, che è maestro del doppiaggio, che lo ha doppiato in tutte le pellicole italiane che lo conosciamo, quasi tutte le pellicole italiane che lo conosciamo, e si arrabbiò con lui, si racconta che quasi lo voleva menare, ma io questo non ci credo proprio, perché Bud era una persona buona. Immaginatevi questi prodotti, cioè io non so se li avete visti, ma c'è una, ti dà una sensazione di spaesamento vedere questi due che recitano, è come indossare gli occhiali 3D, perché sono veramente lo stesso stile, gli stessi doppiatori, le musiche praticamente uguali, le trame uguali, cioè ragazzi qui si è veramente alla tristezza più assurda. E a questa cosa vi aggiungo un'altra curiosità. Allora, c'è un film che hanno girato che si chiama Noi non siamo angeli, ed è si ispira, diciamo, a Anche gli angeli mangiano fagioli. E voi mi direte, ma anche gli angeli mangiano fagioli non c'era Terence Hill, ma c'era Giuliano Gemma. Dove sta il plagio? E te lo dico io dove sta il plagio: che questo film è stato distribuito in alcuni paesi con il nome di Trinità, ma com'è possibile? Trinità. Si sa che quando venne distribuito in Germania, in una sala, si arrabbiarono tantissimo perché erano convinti di vedere Bud e Terence, i veri Bud e Terence. Allora presero le sedie, le tirarono addosso a questo schermo, perché insomma loro in Germania adorano Bud e Terence, sono feticisti come noi li amiamo, sono il nostro orgoglio nazionale. Anche loro, nonostante siano italiani e non ci sopportano tanto, però amano tanto le nostre cose, loro adorano Bud e Terence e si arrabbiarono parecchio. Simone e Matteo fecero insieme cinque pellicole di non tanto successo, poi però la coppia si separò, giustamente, perché non poteva reggere un plagio così palese. E Paul Smith, il barbuto, quello più grosso, prese e fece anche qualche pellicola famosa come Popeye con Robin Williams, oppure Fuga di mezzanotte, ma anche Antonio Cantafora lavorò con registi famosi come Fellini, per esempio, però non grandi ruoli, grandi parti, soprattutto come comparse. Ma io qui vi pongo un paio di domande. Voglio chiedervi innanzitutto se li conoscevate, e due,
Voi da che parte state? Li condannate? Siete quelli che dicono vergognatevi, che schifo che fate, non si può fare una coppia plagio, vergognatevi attori schifosi? Oppure riuscite a comprenderli? Io sono un po' combattuto, perché da una parte dico sì, cavolo, ma come si fa? Ma che tristezza anche. Cioè, io da professionista comunque... comunque mi espongo a raccontarvi le cose, mi espongo a raccontarle su Iris, cioè in prima persona voglio essere io, voglio essere originale, no? Voglio essere io, capisci? Capite? Voglio che Enrico Tamburini ci sia e venga ricordato come Enrico Tamburini, non come il sosia. Detto questo, se questo Enrico Tamburini viene chiamato da una casa di produzione perché è sosia di un famoso attore di Hollywood e... praticamente viene ingaggiato per fare dei film uguali a questo attore di Hollywood distribuito in tutto il mondo, e questo Tamburini forse accetta. E voi cosa fareste? Fatemelo sapere qua sotto, che ci tengo, voglio sapere cosa ne pensate. Ciao e alla prossima.